Salve a tutti da Giusy, oggi preparo riso con pollo e verdure col mio Bimby di M5. Gli ingredienti che ci occorrono sono 300 g di petti di pollo tagliato a pezzetti, 10 g di olio evo, 120 g di riso basmati, 100 g di carote tagliate a pezzetti piccoli, 200 g di piselli surgelati, 1 litro d'acqua, un dado vegetale e un pizzico di sale. Andiamo a preparare. Quindi iniziamo con mettere un pochino di olio nel pollo e andiamo ad ungere tutto. Adesso è tutto unto e metto da parte. Quindi nel boccale metto l'acqua, il dado vegetale e l'olio evo. Chiudo, faccio bollire 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Quindi adesso togliamo il coperchio e mettiamo la spatola nel cestello, mettiamo il cestello nel boccale, dopodiché mettiamo il riso, le carote, i piselli, i pezzettini di pollo unti. Mettiamo un pizzichino di sale e facciamo cuocere 18 minuti, 100 gradi, velocità 5. Adesso è tutto cucinato, quindi con la spatola pian piano esco il cestello. Lo appoggio su un piatto, dopodiché vado a versarlo in un contenitore. Mescolo un po' con la spatola stessa. Possiamo aggiungere, se vogliamo, un po' del brodo di cottura, poco poco. E adesso il mio riso con pollo e verdure è pronto. È un'ottima insalata da servire sia fredda che calda. Alla prossima ricetta, ciao!